Buongiorno e benvenuti in questo nuovissimo home vlog. Io sono Alessia e oggi sono appunto tornata con un nuovo home vlog. Oggi, raga, è il 12 marzo, sono le 8:39, come potete vedere. Sostanzialmente, raga, io mi sono svegliata praticamente adesso. Mi sono svegliata a quest'ora perché così ho un po' più di tempo, perché poi alle 10:30 devo fare una videochiamata con una mia amica perché dobbiamo fare un testo per un concorso letterario. Lo dobbiamo finire perché a scuola l'abbiamo iniziato. Ieri abbiamo fatto molto. E oggi dobbiamo concluderlo sostanzialmente. E domani lo dobbiamo consegnare alla prof. Quindi oggi dobbiamo per forza finirlo. Scusatemi se mi sentite un po' con una voce molto nasale, che sono un po' attappata, ma tranquilli, non è niente. Faccio un attimo il letto. E tra l'altro ho rimesso il copripiumino perché l'avevo messo a lavare. Mi metto a sistemare qua. E in più poi vi devo parlare un attimo. Mi avete chiesto perché quando faccio il letto alzo il materasso, cioè in realtà non è che alzo il materasso, è che il mio letto è a baule, vedete? Quindi io lo alzo sostanzialmente per il fatto che mettere dentro il lenzuolo o comunque la coperta è molto più semplice così, anche perché il mio letto sta al muro, quindi io è molto più semplice, entro qui dentro e vado e metto il coso, tanto il baule è appoggiato per terra, quindi posso entrarci, posso mettere di tutto e di più, che tanto non si rompe perché appunto è per terra. Prima però, raga, accendo la luce delle tartarughe perché di notte la spengo se non riesco a dormire. Di giorno la tengo perché comunque, aspetta, vedete, è tutto tipo scuro, mentre con una lucina qui è meglio, anche se comunque la finestra è aperta, non entra troppa luce, cioè lì non arriva troppa luce, quindi preferisco metterla sempre. Ok, raga, allora, ora mi metto un attimo, vi appoggio qua che mi metto i calzini. Volevo parlarvi di una cosa. E sostanzialmente avrete letto dal titolo probabilmente, però avevo voglia di postare un po' di più e io ho trovato un po' più, tipo, mi sembrava un po' più giusto postare tipo tutti i giorni, però non proprio tutti i giorni, nel senso posto lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, sabato e domenica no. Quindi praticamente posterei tutti i giorni della settimana a parte il weekend. Quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì usciranno video. Fatemi sapere su Instagram magari se volete che faccia appunto video tutti i giorni sostanzialmente. Dico tutti i giorni perché è più facile, però ovviamente come ho detto non farò video il sabato e la domenica. Cioè comunque è molto lavoro in più e che comunque io sono in terza media, quest'anno l'esame eccetera, quindi devo studiare tantissimo, quindi sostanzialmente farei il triplo del lavoro che dovrei fare, però vabbè, sono felice di farlo se a voi va bene. Quindi fatemi sapere se vi piacerebbe come idea e inoltre ovviamente mandatemi dei video che vorreste vedere, perché ovviamente dopo un po' le idee finiscono. Quindi niente, sì, lo so che a voi piacciono tantissimo gli home vlog e volete che li registro sempre. Però comunque non posso postare solo home vlog, se no dopo un po', credo che un po' dopo un po' vi annoino, perché comunque non faccio più di tanto, cioè nelle mie giornate faccio poco e niente, specialmente adesso che siamo in quarantena. Quindi ho creato un gruppo su Instagram con le mie fanpage. Raga, cioè io veramente vi chiedo veramente grazie, grazie, perché cioè mi scrivono certe cose che sono veramente carinissime e niente. Quindi vi dico solamente grazie anche a tutti voi, eccetera. Avevo in mente di fare qualcosa di diverso per i 20.000 iscritti. Infatti, se ancora non ti sei iscritto, iscriviti e comunque condividi il canale, perché a 20.000 iscritti probabilmente farò qualcosa di un po' diverso. Non so se fare qualcosa con i miei capelli. Non lo so, tipo di colorare le punte, non lo so, anche perché mia madre non credo sia d'accordo, però vabbè, tranquilli che le faccio cambiare idea. Qualcosa del genere, tipo colorarmi le punte, eccetera. Andatemi a seguire dappertutto in modo che comunque
anche se devo fare un video in cui interagisco con voi, potete partecipare. E niente, raga, quindi poi scrivetemi sia cosa potrei fare per i 20.000, sia video che posso fare adesso che vi piacerebbe guardare. E niente, raga, io ora scendo, mi faccio del tè perché sono le 8.55, quindi mi faccio del tè e questa sarà la mia colazione sostanzialmente, perché come ho detto io al massimo bevo il tè. Vado a farmene uno che credo sia i frutti di bosco, non voglio dire cavolate, però mi pare che sia i frutti di bosco. È il mio preferito del momento e stava quasi per finire. L'ho preso comunque su un sito di tè inglese, perché io ero andata in Inghilterra e avevo comprato un tè là che tipo l'ho pagato tantissimo, era tipo 60 sterline, che in euro sono praticamente saranno 62 euro, che ne so io, però comunque il prezzo è quello. E l'ho pagato tantissimo e poi sono andata sul sito perché volevo ricomprarlo e comunque ho visto che costava tipo 15 euro. Provo così, tipo hai fatto, ah ok. Niente raga, sono 8 minuti che vi sto parlando e io non voglio che questo video sia di 70 ore, quindi niente, vado di sotto e mi faccio un attimo il tè. Raga, vi ho già parlato tantissimo di questi tè, quindi non mi soffermerò manco a descrivervi com'è il tè perché non c'ho voglia. Andate sul sito e vedete che comunque sono dei tè naturali con tipo frutta secca, fiori secchi, eccetera. Che detto così è un po' bruttino, nel senso che non l'avrei bevuto manco io, ma se lo provate è fantastico. Tra poco mia madre sta per scendere, infatti sto mettendo l'acqua per fare tipo due tè. Comunque raga, questa storia dei video tutti i giorni inizierà da questa settimana, quindi questo video qua in teoria uscirà lunedì, quindi da domani, cioè domani ci sarà un video, dopodomani pure, giovedì pure, venerdì pure, eccetera, così via, quindi inizia da questa settimana con questo video. Io mi impegnerò il più possibile per non mancare nessun video, ma ovviamente se ci sono imprevisti, eccetera, vi avviserò comunque su Instagram, su TikTok. Quindi niente, seguitemi appunto là anche perché vi avviserò quando non uscirà un video o cose del genere. E niente, io raga, ora sono le 9.42, quindi non farò niente perché tanto, come ho detto, alle 10.30 devo appunto finire il testo con una mia amica, quindi sostanzialmente niente, adesso non faccio niente. Raga, allora sono le 10 e un quarto. Io ora mi cambio perché in pigiama non riesco a essere produttiva poi, quindi mi cambio e metto qualcosa di comodo, però non pigiama. Tipo questi pantaloni qua che sono pantaloni, io li chiamo pantaloni della tuta, poi non so come li chiamate voi. Tipo così. La maglia questa qua serpe verde con la felpa qua della scuola. Ok raga, mi sono già cambiata, ho messo i vestiti che vi ho detto. Quindi ho messo pantaloni della tuta, maglia di serpe verde e la felpa normalissima. Sono vestiti comodi, però almeno evito di stare a casa in pigiama perché sennò non sono per niente produttiva. E ora raga, finisco un attimo il lavoro di... Finisco no, non credo di finirlo adesso. Io ho già fatto tutti quanti i compiti che devo consegnare, nel senso che mi manca solamente tecnologia. Nel senso che le prof danno i compiti per esercitarci e poi danno dei compiti che noi dobbiamo mandarle le foto. Quindi compiti che devo consegnare, quelli che devo mandare le foto, l'ho fatti quasi tutti, mi manca appunto finire religioni e poi devo fare anche tecnologia disegno, quella però la faccio tipo, non lo so quando la facciamo, non so quando la faccio, se oggi o domani, boh, non c'ho idea sinceramente. Niente raga, ci vediamo dopo quando finisco di fare i compiti, perché sennò finisce che vi registro tanto stamattina e poi il pomeriggio registro poco, quindi niente, sono le 10.18 e questi 10 minuti che ho appunto li impiego facendo religione. Era in condizioni pietose. Sì, era in condizioni pietose, virgola, peggio di quella di Ashley. Raga, allora, abbiamo finito di scrivere il testo, solo che appunto ho mandato un messaggio alla prof chiedendole se dobbiamo inviarglielo entrambe o se tipo basta che una di noi lo invia, perché appunto abbiamo fatto insieme il testo che abbiamo scritto è lo stesso sostanzialmente, quindi non avrebbe molto senso inviarglielo entrambe perché io non ho la prima parte del testo perché noi l'abbiamo scritta a scuola, la prima parte tipo l'introduzione,
E praticamente io non avevo la pennetta quel giorno e quindi l'ha salvato lei. E quindi io non avevo la prima parte. Lei mi ha mandato la foto di tutta la prima parte. Però io ho continuato a scrivere comunque, però partendo dallo svolgimento. Niente, è venuto molto carino secondo me. Anche perché lavorando insieme, siccome siamo due persone che leggono tantissimi libri, cioè facciamo un buon lavoro, diciamo. Quindi niente. Ora, raga, stiamo qua. È mezzogiorno praticamente perché sono le 11:59. E io ho fatto la chiamata con lei tipo alle 10:30, quindi abbiamo fatto 1 ora e 20 minuti di chiamata solamente a scrivere. Non ce la faccio più, però io continuo un attimo il lavoro di religione, in modo che, raga, finisco il prima possibile i lavori che devo consegnare. Appunto, sto facendo l'islamismo, ho scritto anche alcune righe qua già, ho preso tutto quanto da questo sito. Perché a caso, sinceramente. E niente, quindi ora continuo un attimo qua finché non è pronto da mangiare. Ok, allora, raga, io ho fatto l'altra volta, ho fatto. Cioè, praticamente dovevamo fare, per chi non ha visto il vlog dove ve l'ho mostrato, che in realtà non so manco se ve l'ho mostrato, però secondo me sì. Comunque devo fare un PowerPoint su un argomento che prendesse tutte le religioni. Io ho scelto l'alimentazione nelle religioni. Ho fatto ebraismo, qui ho spiegato alcune cose, qui ho messo dei piatti tipici che ho trovato su internet, quindi scusatemi se siete ebrei e tipo non sono piatti tipici, scusate. Stessa cosa per islamismo, e ho scritto alcune cose e poi qui alcuni piatti tipici, ho messo questi qua. Scusatemi di nuovo se siete musulmani e non sono piatti proprio tipici, ce ne sono altri un po' più tipici. Scusatemi, ma che io sono cristiana e sinceramente non so cosa mettere, mi affido a quello che dice internet. Mi manca l'induismo e il buddismo. Queste due religioni le farò un altro giorno perché comunque la prof ha detto che dobbiamo fare tipo non troppo lavoro in un giorno, dobbiamo dividercelo perché sennò poi non abbiamo più niente da fare. Ho deciso di fare tipo una religione al giorno. Avevo fatto l'altro giorno l'ebraismo, adesso ho fatto l'islamismo, domani o un altro giorno faccio l'induismo e poi faccio il buddismo. Ok, raga, allora sto ancora guardando Rick e Morty perché ho pranzato mentre lo guardavo e ancora non ho finito l'episodio. Quindi ora, raga, rimango qua un attimo fino a tipo verso le 3, più o meno così. Rimango qua sul letto a non fare niente, sto sul cellulare e sto sul cellulare e appunto non faccio niente. Poi verso tipo le 2, 3 quarti, 3. Scendo, faccio popcorn e attacco la play e guardo la seconda parte di Doni della Morte di Harry Potter. Ok, raga, allora mi sono vestita così perché tanto sono le, cioè l'una e un quarto, quindi io per un po' di tempo farò dei TikTok. Sono vestita così, maglia Vans, pantaloni H&M e H&M e fila. E poi questo qua non mi ricordo dove l'ho preso, scusatemi. Comunque mi sono truccata, non volevo truccarmi, però volevo fare quel video con il suono Let's go Andre e cose varie. Quindi mi sono truccata alla fine. Scendiamo e facciamo TikTok. Ok, raga, sono rientrata già perché ero andata di fuori a fare, appunto, come avevo detto, i TikTok. Questo è il mio profilo, ma vi lascio anche tutti gli altri social nella descrizione, come sempre, in modo che mi potete seguire perché comunque sono più attiva negli altri social. Non ho un po' la voce, però vabbè. Non ho troppissima voce, però ok. E siccome non sopporto stare truccata a casa e anche con vestiti tipo del genere, mi ricambio tutta quanta, faccio praticamente il contrario, quindi invece di truccarmi, prepararmi tutta quanta, faccio il contrario. Niente, praticamente tolgo i vestiti, mi strucco e niente, tanto ora sono, è l'una e tre quarti, quindi come detto starò fino alle 3 senza fare niente, poi se faccio qualcosa di diverso vi avviso. Ok, raga, mi sono struccata, mi sono cambiata, come potete vedere ho messo i vestiti che avevo messo prima. E in più ho sistemato tutta la camera perché era un po' un casino sopra il letto, eccetera. E poi anche lì c'erano un sacco di trucchi perché prima quando mi sono truccata là. E niente, sono le 2:22, tra poco, cioè finisco di vedere questo video qua. E poi tra poco vado a fare i popcorn. Non ho fatti tantissimi, cioè ne potevo fare pure di più. Però non ho calcolato quanti ne dovevo mettere o no, comunque. Ora installo la play e mi metto a guardare Harry Potter. How are you? Alive. I'm afraid it's quite extensive. How dare you stand where he stood? Tell them how it happened that night. Tell them how you looked him in the eye. A man who trusted you
Ok raga, allora sono un po' trastornata perché ho appena acceso la luce e tipo era tutto scuro, quindi mi ha fatto un po' tipo così, ok? Sono le 5 e 12. Appunto ho visto la seconda parte dei Doni della Morte di Harry Potter, appunto, che sarebbe l'ultimo film. Sempre bello rivedere tutti quanti i film di Harry Potter, ripiangere sulle stesse scene. Comunque devo mettere a posto qua perché, come vedete, ci sono alcune cose in giro. E inoltre, cioè tipo, devo mettere questa dentro dove era prima. Comunque non è scomodo fare tipo attaccare e staccare la play, perché sostanzialmente ci metto 2 minuti ad attaccarla e 2 minuti a staccarla, quindi. E niente, nel mentre guarderò alcuni video. Raga, ho sistemato tutto quanto, la scrivania. Domani mi toccherà ripulire la camera e non è nemmeno una settimana che l'ho pulita, perché si sporca un sacco facilmente, vi giuro. E niente raga, io ora non farò nient'altro perché tanto sono le 5:30. Verso le 6:30 più o meno vado a farmi la doccia, ma nel mentre non farò niente di speciale. Se dovessi fare qualcosa di diverso vi avviso. Raga, sono le 7. Ora metteremo l'acqua per fare la doccia, perché sono le 7 sostanzialmente. Abbiamo giocato un po' a Just Dance e non vi ho registrato semplicemente per il fatto che comunque non avrei potuto mettervelo, perché poi mi segnalavano il video per copyright e cavolate varie. Quindi non l'ho nemmeno registrato, appunto, perché tanto non ve l'avrei messo. E come ho detto sono le 7. E niente raga, io penso che vi chiudo il vlog qua perché tanto non farò nient'altro. Domani mattina sarà un giorno in cui registrerò molto. Devo ancora vedere che video registrare, però comunque a voi usciranno domani, dopodomani, eccetera, perché tanto devo iniziare a... cioè ho già scritto varie idee di video che posso fare. E sostanzialmente veramente tanti tanti video li devo appunto registrare ancora, quindi niente. E nulla, spero che riesca a organizzarmi. Domani edito questo video, poi registro tutti gli altri, eccetera. Quindi nulla, io spero che comunque non vi do fastidio a registrare e pubblicare tutti i giorni, però vabbè, credo di no. Ragazzi, lasciate perdere questa parte qua, appunto, come ho detto, che è l'allergia. E niente, io vi mando un bacione e noi ci vediamo domani con un prossimo video alle 2. Before you came round, my heart would never be much faster. Before you came round.